ci avevamo spostato anche, avevamo anticipato la preghiera che ogni giorno facciamo, quella liturgica, per essere alle 7 all'appuntamento della fumata. Quando c'è stata la fumata bianca eravamo tutti presenti lì, è stato un momento, chiaramente un momento di gioia, un'esplosione di gioia, e dopo siamo rimasti in attesa, un po' incollati al televisore per vedere chi fosse il nuovo eletto. Ci aspettavamo una sorpresa dal Signore, questo sicuramente. Quindi tutti in attesa, e quando abbiamo sentito appunto il Cardinale Bergoglio, un po' di, chiaramente non era tra i nomi più citati, insomma, e poi quando hanno detto Francesco, è stato un sussulto proprio, un po' di ammirazione, ma anche così un senso di responsabilità, credo, che in qualche modo ci viene rimandato. Abbiamo suonato, appena c'è stata la fumata bianca, e poi dopo di nuovo a distesa, quando abbiamo sentito sì, che era il Cardinale Bergoglio, Papa Francesco. Questo è un momento di grandi cambiamenti, di rinnovamento. Anche qui ricordiamo che almeno per noi questa è la prima intervista da custode, quindi si avvia un periodo nuovo sicuramente diverso. Che cosa devono aspettarsi i fedeli di tutto il mondo da questo Papa? Beh, io penso che ci sia una profonda continuità con Benedetto XVI, intanto ad esempio nell'umiltà con cui Papa Benedetto e questo Papa si presentano alla Chiesa e al mondo. Una profonda continuità, credo uno sviluppo anche di questo con quella semplicità, quei tratti di povertà che Papa Francesco già così ci ha mostrato, ha posto anche dei segni forti, una preghiera anche credo condivisa con la gente, una preghiera forte, e quindi credo che possiamo aspettarci e speriamo davvero che cresca ancora, ecco, nella Chiesa questa umiltà che consente di avvicinare sempre di più l'uomo, ci avvicina gli uni agli altri e consente così anche di far vedere sempre di più il volto di Gesù Cristo a tutti, insomma, e così insomma ritrovarsi davvero fratelli con tutti, perché questo è poi anche la missione della Chiesa qui. Il fede custode nel corso degli anni, per noi, dei secoli, nella storia, i papi hanno sempre fatto visita a Francesco. C'è da credere che questa volta la visita sarà ravvicinata? Lo speriamo, perché davvero speriamo di abbracciarlo con, così, con l'affetto, il calore, ma anche con quella spiritualità che così a noi è stata data in dono, è stata da custodire. Custodiamo le spoglie di Francesco, i luoghi qui di Francesco, anche con gli altri frati delle altre famiglie, e tutti quanti ci siamo anche sentiti così via email, per telefono, e ci siamo detti prepariamoci, speriamo che arrivi presto, perché vogliamo salutarlo e rendergli omaggio.